Ottimi risultati, grande partecipazione ed impeccabile organizzazione per il campionato regionale di società assoluto di atletica leggera. L'Alga Atletica Arezzo ha infatti ospitato la più importante manifestazione toscana primaverile, che ha registrato circa 1500 iscrizioni da 50 società in 40 diverse specialità di velocità, salti e lanci, fornendo così la possibilità di vedere in azione allo stadio Tenti anche alcuni atleti della nazionale italiana. Stavolta è stata molto partecipata, con personaggi molto importanti dell'atletica toscana, quindi una bella due giorni di sport. Peccato per il maltempo di ieri, però insomma la gara si è svolta liscia lo stesso. Siamo molto molto contenti, tanto pubblico, tanti atleti, quindi due belle giornate di sport. Gli atleti aretini sulle piste dello stadio Tenti hanno conquistato un oro, un argento e due bronzi. Sicuramente nelle corse sono andati particolarmente bene, perché questa pista è particolarmente buona per le corse. I concorsi sono stati un pochino ieri più penalizzati dal maltempo, chiaramente. Però insomma, in media, dicevo, risultati di un livello medio-alto. Ci sono diversi ragazzi, prima di tutto Nicola Sgavagni, che già lo scorso anno ha fatto una nazionale allievi nel salto in lungo, è arrivato terzo ai giochi della gioventù europea, che ha già fatto 7,06 m, è allievo, quindi sicuramente uno che ha un bel futuro davanti.